못한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. Preparare magari per cena, perché a pranzo Giorgia si ferma a mangiare a scuola. Oggi niente pranzo al sacco, ma mangia mensa visto che l'hanno rimessa, perché abbiamo ancora dei buoni dell'anno scorso. E allora gli ho detto: guarda, sfruttiamoli visto che li abbiamo, no? E quindi adesso vediamo un attimino, non so cosa possiamo fare. Comunque vi tengo aggiornati, magari potremmo fare la polenta, che non l'abbiamo ancora mangiata, cioè l'abbiamo mangiata poco quest'anno. Vediamo, vi faccio sapere nel corso della giornata. Allora, intanto che Maurizio è di là che si rilassa guardando dei cartoni, non lo so, e le bambine dormono ancora, io ho messo su la carne per fare appunto il ragù per stasera per la polenta. Alla fine ho chiesto a Maurizio, anche lui era d'accordo, e quindi facciamo la polenta. La carne era nel freezer, quindi adesso la lascio andare piano piano e niente, così almeno si scongela. E qui sì, c'è ancora la cucina sporca e niente, io intanto mi metto a stirare un po', visto che comunque c'è Maurizio, così almeno faccio andare giù ancora quella roba e boh, basta questo. Qui facciamo andare piano piano il ragù. Ho messo solamente un soffritto di cipolla che ha fatto ieri Maurizio, che ne ha tritata una intera ma poi era troppa, e quindi ne ho messo un po' di quella lì, l'avevamo congelata, e poi adesso faccio andare piano piano la carne in modo che si scongela. Ogni tanto la mescolo e boh, basta, vado a stirare.
Ora il ragù è a questo punto. Guardate, il profumo è buonissimo. Io ho finito di stirare, mi sono lavato i capelli e adesso devo andare su, sono tipo le 11:40, vado a fare i letti e a sistemare di sopra nelle camere. Eccomi sulla macchina per andare a prendere Giorgia, i bambini. Scusate, sono in macchina, sono in casa con Maurizio, mi sono portata Pia dietro perché voleva uscire, ha ragione, è tantissimi giorni che è chiusa in casa e magari se uno di questi giorni c'è di nuovo, c'è una bella giornata di sole, magari usciamo una mezz'oretta così a fare una passeggiata. E cioè, spero, perché in effetti questo star sempre chiuso in casa inizia un po' a stufare. E niente, dopo che ho preso Giorgia dobbiamo anche andare a prendere i pellet e a far gonfiare una gomma perché è un po' sgonfia. Come vi dicevo, mi sono lavato i capelli, si vede perché guardate come stanno belli giù e sistemati, e anche questa cosa qua è una cosa a cui devo stare un po' più attenta perché come si dice, non mi curo tantissimo, ecco, lasciando perdere il trucco che è, cioè se uno vuole se lo mette, non è che, però passando la maggior parte del tempo a casa sembra assurdo, no? Per quanto riguarda il resto, comunque tenere magari i capelli un pochettino più ordinati sicuramente fa. Quindi piano piano devo iniziare a riprendermi cura di me stessa, come vi dicevo, e non vedo l'ora di andare dalla nutrizionista e di vedere il piano alimentare che mi darà. Sono veramente troppo curiosa e niente, adesso vado a prendere Giorgia e poi ci aggiorniamo dopo. Allora, scusate il rumore della lavastoviglie, ma sta andando. Volevo farvi vedere cosa ho comprato mentre sono andata a prendere Giorgia. Sono andata anche a prendere i pellet. E nel market dove sono andata vendevano anche del cibo e quindi ho preso delle cose che ci mancavano che qui vicino, per non stare a scendere fino in città, diciamo. Allora ho preso questo dado granulare della Star, il mio brodo granulare 100% naturale di verdure, è senza olio di palma, senza glutammato aggiunto e senza glutine, fatto così. Poi un pacco di salviette, avevano solamente queste qui della Fresh and Clean Baby Easy più 25% gratis alla camomilla, e allora ho preso queste per Pia perché le abbiamo finite. Poi un gorgonzola dolce DOP della Rovagnati da 180 grammi per stasera per la polenta. Poi 6 uova fresche grandi, sono fatte così perché eravamo rimasti senza uova. E poi ho preso 2 pacchi di fusilli dell'Agnesi perché siamo rimasti senza pasta e, come ho detto
in un video forse. L'agnese è la mia pasta preferita, quindi visto che l'ho trovata l'ho presa. Adesso metto a posto questa aroma e vado a preparare, vado a mettere su l'acqua per la polenta. Io ho già fatto vedere in altri video come la preparo, seguo il metodo di Fatto in Casa da Benedetta. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa per caso vederlo, ma comunque l'ho preso da lei, se andate a cercare, nel senso sul suo canale YouTube lo trovate, è il modo furbo, diciamo, per fare la polenta. Quindi ho preso questo dado perché siccome l'ho finito quello senza glutine, mi serviva perché domani andrò a fare per pranzo riso e lenticchie. Infatti stasera, siccome ce l'ho secche, le andiamo a mettere in ammollo. Quindi adesso metto a posto questa roba e preparo l'acqua per la polenta. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Che avevo detto che dovevo mettere le lenticchie a bagno. Beh, ho trovato queste qua che non devono essere messe in ammollo la sera prima, ho guardato bene, e quindi domani vado direttamente a preparare queste qui. Quindi domani lenticchie rosse, meglio così. Allora, ho finito di pulire tutta la cucina, più o meno l'ho sistemata, anche lì rimangono due cosine, ma vabbè, comunque in ordine è pulita. Adesso vado ad editare questo vlog e noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao, buonanotte. 1, 2, 3, come on.